Viaggi da brivido oramai in Molise. Per ben due volte nella giornata di ieri i passeggeri di due diversi treni sono rimasti a piedi nelle stazioni intermedie Roccaravindola e Isernia per l'assenza del bus sostitutivo che avrebbe dovuto consentire ai pendolari di proseguire il percorso verso il capolinea. È una situazione che si è ripetuta anche questa mattina. Oggi gli utenti diretti a Roma non hanno trovato il mezzo ad attenderli. A che ora è arrivato? Io, alle 9:20. Da? Da Boiano. E dovrebbe andare a Roma? Sì. E non c'è il mezzo? Attualmente no. Ora mi devo adeguare a qualche mezzo di fortuna, qualche amico che mi viene a prendere per raggiungere almeno Cassino. Le hanno dato delle spiegazioni? Non c'è un punto di riferimento dove chiedere delucidazioni in merito alla questione, è tutto chiuso, è una stazione abbandonata. Ieri invece a Roccaravindola parte delle persone scese dal convoglio arrivato da Roma Termini alle 14:35 sono rimasti a piedi perché ad aspettarli c'era un solo pullman insufficiente per accogliere tutti. E ancora ieri sera a Isernia i passeggeri del regionale arrivato alle 22:30 alla stazione e partito da Roma Termini non hanno trovato nessun bus sostitutivo per Campobasso. Piazza della Repubblica era tristemente vuota. Sbalorditi, amareggiati ma anche infuriati gli utenti dimenticati, tra cui anche Carmelina Genovese, sindaco di Gamba Tesa. Arrivati a Isernia, dopo che il treno Roma Termini Isernia aveva addirittura recuperato un ritardo di circa 25 minuti, non troviamo il pullman sostitutivo per arrivare a Campobasso. Siamo fermi qui da oltre 40 minuti. L'ennesimo disguido, l'ennesimo disagio che dà l'idea di quanto veramente sia difficile vivere nelle nostre aree, un'area dove non ci sono collegamenti adeguati con Roma, dove ogni volta succede qualcosa. È veramente assurdo quello che ci sta accadendo. A piedi, insieme ai pendolari, anche la capotreno. Sarebbe stata proprio lei, dopo una serie di telefonate, a richiedere la soluzione del problema, ma il pullman, fatto partire evidentemente all'ultimo momento da chissà dove, è arrivato alla stazione di Isernia a mezzanotte, invece che all'orario previsto delle 22:30. I passeggeri, quindi, sono rimasti a Isernia in mezzo a una strada con valigie e borsoni al seguito per circa un'ora e mezza e sono arrivati quindi in ritardo nelle proprie destinazioni.